Here we go for our video tools of the day. Yes, come sto già nel report. Ho la febbre, cioè ho la febbre, insomma, mi è scesa un po', però ce l'ho ancora. Ieri avevo a 39,5, 39,6, insomma, molto alta, ma adesso ce l'ho a 37, 7, 8, insomma, non è che non ce l'ho più, però comunque un po' più bassa, speriamo si tolga completamente domani. È un po' raro che io cada malato. Cado veramente molto di rado, però c'è anche da dire che quest'anno, cioè nel giro di meno di un anno, in questo appunto 21 e 22, tra 21 e 22, sono caduto 3 volte. Se non erro una in estate a fine agosto, e poi un'altra a gennaio e un'altra adesso. Quindi non so perché quest'anno probabilmente soprattutto sarà qualcosa legato al Covid, perché qualche persona mi avrà contagiato, insomma, sicuramente perché. Io di mio, appunto, come ho detto, non cado quasi mai, quindi perché vogliamo farci? Spero che domani mi rimetto in sesso completamente, ma non è detto, bisognerà vedere. Comunque, speriamo così. Ad ogni modo, it's a Friday once again, the very Friday. I shaved my beard with this fantastic electric blue black and grey razor, only 80 euros, very cheap, very great. E ripeto sempre, in realtà 2 settimane taglio questa parte qui ogni 2 settimane, infatti vedete si evidenzia adesso, e mentre ogni settimana questa parte qui. Questo perché, lo ripeto sempre, il mio modello riferimento, come modello riferimento Aragorn del Signore degli Anelli, ovviamente non somiglia né al personaggio, né all'attore che è molto più bello di me, anche altre cose molto più bravo, ma appunto semplicemente la sua barba, il mio modello di riferimento, insomma sì, questo. E poi invito sempre a vedere uno dei miei video più visti, cioè il secondo video mio più visto qui su questo canale, che è relativo appunto anche alla barba, in cui dico anche una cosa sulla barba, molto interessante, fa anche ridere, comunque anche ispirata da un pensiero di Shakespeare a riguardo sulla barba. Poi, se Friday once again, se veri Friday, ho visto il mio programma preferito sul cinema, che è il cinematografo di Marzullo, sul canale principale qui italiano, appunto, dove si, come ripeto anche qui, si commentano i film usciti in settimana da parte di critici e attori, sia in collegamento che studio, ma anche delle persone ad uscita sala dopo la proiezione dei film. E poi si commentano gli incassi, la classifica e botteghino dei film, insomma, tutto questo. Scusate, ma la gola vi fa ancora male. E comunque, ma soprattutto il conduttore Marzullo pronuncia la sua frase cult sul cinema, che è questa. Tra poco. Buonasera, buonanotte, cari amici di Rai 1. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà, cioè cinematografo, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti. Sì, il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è cinema dream, cinema is culture, cinema is freedom, create fruit, create fruit. Sì, and as every Friday, I watch my favorite program on the Art Night, This Night, and, cioè questa sera, dove appunto si parla di arti, anche artisti meno noti, ha condotto Nini Marcori, quest'anno un comico italiano che fa molto ridere. Comunque lo consiglio come sempre agli italiani qui e anche a quelli che in generale si iscriveranno in futuro al canale. Ovviamente è un bel programma, in generale consiglio di vedere Rai 5 perché propone sempre dei contenuti molto interessanti. Ormai è uno di pochissimi canali che guardo, se non l'unico. Sì, poi it's a Friday once again, the very Friday. Ci sarà l'episodio, se non erro, oggi 35esimo. It's a Friday once again, sulla serie musicale mia, ma soprattutto del maestro mia, perché in fondo lui l'ha inventata la frase cult, però non lo so se in realtà ci sarà proprio, un po' perché ho la febbre, non so se ce la faccio, e un po' perché in realtà con oggi facciamo un anno proprio dalla mia, cioè dalla mio, nel fatto che ho iniziato appunto la serie, in realtà spiego meglio. In realtà un anno effettivo sarebbe dal 4 giugno dell'anno scorso, quando appunto in questo episodio che ho chiamato pilota, poi nel corso, diciamo, successivamente ho modificato il titolo, l'ho chiamato episodio pilota. Io ho riunito praticamente tutti i venerdì, parlo dell'anno scorso, 2021,
di maggio e l'ultimo di aprile, e in quel modo appunto ho fatto iniziare la serie, anche se appunto in quell'episodio è un episodio a cappella, perché in realtà parla solo Mr. Lynch, che voglio dire, però già da solo fa musica con la sua voce, quindi già da solo quello è un episodio musicale, quell'episodio, e quindi questo significa, non è detto che io farò l'episodio questa sera, ma potrei fare appunto di nuovo come l'anno scorso, cioè aspettare che finisce anche tutto il mese di maggio e caricare il nuovo episodio direttamente ai primi di giugno, come riunendo appunto tutti i venerdì di maggio, l'ultimo di aprile e quello di oggi, per iniziare la nuova serie, che a quel punto si potrebbe chiamare It's a Freddy Once Again, a music series, The Return, proprio perché appunto ci sarebbe il ritorno, è la seconda stagione in un certo senso, quindi sì, questo. Appunto, a chiamarla anche Season 2, vedremo un po', comunque dipende, questo pure che lo faccio normalmente, dipende da come sono, diciamo, come vengo ispirato, eccetera, eccetera, vedremo un po', però volevo avvisare di questo. Poi comunque ancora non so, nel caso lo faccio stasera, su che cosa si baserà, vedremo un po'. Poi sì, oggi poi pensavo ai pezzi successivi da caricare sul canale tastiera, anche se comunque riguardo diciamo alla serie su It's a Freddy Once Again e come è iniziata, invito a vedere un video che feci proprio sulla questione dell'It's a Freddy Once Again diversi mesi fa, ai primi di gennaio se non erro, quando appunto un ragazzo poi alla fine dell'anno mise un video in cui riuni tutti 54 venerdì del 2021, e tra l'altro questo video, essendo un grande successo, al momento se non era più di 60.000 visualizzazioni, anche se risale al 31 dicembre, insomma. Però appunto in questo video spiegai che in realtà sono stato io il primo a creare una co qualcosa su appunto con questo episodio pilota su It's a Freddy Once Again, però spiego nel dettaglio in che modo, e c'entrò anch'io in realtà su questo fatto, come Mr. Lynch ha cambiato il tono della frase, parliamo ancora di quando aveva la barba, c'entriamo io un altro utente, ma sì, appunto per questo fatto che lui cambia il tono con cui dice questa frase. Appunto, invito a vederlo perché lo spiego molto bene lì, spiego molto bene questa cosa in quel video, quindi se vi interessa è in descrizione. E poi sì, dicevo, per quanto riguarda i pezzi successivi sul canale tastiera, in realtà già ne ho parlato ieri, di quelli che avrei caricato oggi, e appunto sono Mysteries of Love da Velluto Blu, due nuove versioni, quella French Horn solo e Strings solo, due nuove versioni strumentali. Però ripeto brevemente questo perché appunto diciamo, poiché la settimana scorsa ho caricato un extra per il mio tributo al compleanno di Angelo Badalamenti, che è stato lo scorso 22 marzo, questo extra era proprio un pezzo da Velluto Blu ed era Night Streets Sandy and Jeffrey. E poiché appunto ho pensato ancora, perché non carico anche altri pezzi sull'onda di questa cosa? E allora ho pensato a interpretare, come ho già detto ieri, ma appunto andatevi a vedere il video di ieri, già ho detto le cose, anche queste nuove versioni di Mysteries of Love. E in realtà dovrei interpretare anche la traccia Frank, ci avevo messo mano un paio di settimane fa, poi l'ho abbandonata perché è un po' più complessa, ma se mi ci metto ce la potrei fare. E sì, tra l'altro la consiglio, una traccia molto scura, ma resto per la colonna sonora è Velluto Blu, è già la prima colonna sonora per David Lynch di Angelo Badalamenti, molto insidiosa, molto misteriosa, c'è cioè un'anticipazione di Twin Peaks secondo me, sia con la musica sia a livello generale, la trama del film eccetera. Comunque sì, queste due versioni di Mysteries of Love, comunque come sempre vi consiglio le originali perché sono tutta un'altra cosa, le mie sono solo modeste, anzi sono proprio insignificanti. Comunque sì, quindi questo, se avete visto quindi dei brevi, sono i brevi appunto della mia interpretazione, come al solito video completo in descrizione, se vi interessa, sì, credo di aver detto tutto, nel caso mi avessero altre cose in mente, come sempre aggiungo in descrizione. Grazie di again, a domani, speriamo che sto meglio veramente domani.